Quella che sta facendo Piera Maggio è una lotta che dura da ben 17 anni. Dal giorno in cui sua figlia Denise Pipitone è scomparsa, questa mamma non ha mai smesso di lottare per la ricerca della verità. Piera vuole coerenza, che purtroppo pare che questa non ci sia. Ma andiamo a leggere le sue parole. Coerenza, dove sei? Alcuni chiarimenti, fatti concreti. La Corte di Cassazione ha assolto Jessica Pulizzi per insufficienza di prove, però riconosce il movente e lo attribuisce anche alla madre, Anna Corona. Gli atti della singola persona vanno letti non separatamente dal processo svolto. Si deve tenere conto dello sviluppo avvenuto in dibattimento. Esempio. Gli alibi di Jessica, il 1 settembre 2004, non hanno trovato riscontro. Dopo 17 anni, alcune persone centrali sul caso del rapimento di Denise sono prossimi alla santificazione, solo perché alcuni hanno deciso così. Io, Piera Maggio, non sono la Corte di Cassazione. Dire ciò che fa più comodo non è fare informazione. E aggiungo, l'Anna Corona non ha subito nessun processo. L'unico ad essere stato condannato per false dichiarazioni al PM è stato Gaspare Galeb, condanna poi andata in prescrizione. Piera Maggio, dopo tutto ciò che sta vedendo e sentendo in una trasmissione in particolare, è davvero stanca. Sono stanca di vedere spettacoli di scarsa coerenza. Per non perdervi nessun video classico che esce la domenica alle ore 14 e per non perdervi nessun video aggiornamento sui casi di cronaca odierna, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Ci vediamo al prossimo video.